Mentalità propositiva e sostanza sono gli aspetti peculiari del nuovo Pescara. Due vittorie in altrettante gare. Per migliorare il tempo non manca, sarebbe anormale l'esatto contrario. Le insidie sono sempre dietro l'angolo, il campo giudice supremo. Biancazzurri a caccia delle tre di successi consecutivi. Negli ultimi 49 campionati, 8 di C, 7 di A, 34 di B, è accaduto una sola volta con Galeone, torneo 91-92. A fine stagione fu promozione nella massima serie. In sequenza, nelle immagini, Pescara-Modena 3-1, doppietta di Bivi, gol di Pagano. Lucchese-Pescara 0-1, ancora è di Bivi. Pescara-Cesena 2-1, in rimonta le reti di Max Allegri e di Giacomo Ceredi con questo splendido assolo. Auteri prende atto e si schermisce. Secondo me c'è troppa differenza fra l'ora e ora. Loro erano sulla luna, noi siamo sulla terra. Fuori in zitta per la squalifica, indisponibili Chiarella e Bocic causa infortunio. In compenso Auteri recupera Iannes e Diambo. Sempre 3-4-3, certo il debutto del 22enne Alessio Rasi sarà probabilmente l'unica ma sostanziale novità rispetto all'11 sceso in campo a Carrara. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di De Marchi, in vantaggio su Rauti. Comincerà ancora dalla panchina Cristian Galano, pungolato a dovere dal tecnico biancazzurro. Di Galano non dirò mai bene, ecco, perché lui c'ha tante di quelle qualità che se decide di metterle al servizio della squadra veramente al 100%, sempre, quotidianamente, noi lo accoglieremo sempre a braccia aperte. Nel frattempo, ne abbiamo già parlato, si è chiuso il mercato, è molto migliorato, è molto cresciuto. Ed è... Lui può fare tanto, come tanti altri giocatori in questa squadra. Per contro la Bis Pesaro, un punto in due gare, già 5 i gol subiti. Il 41enne tecnico Marco Banchini, ex Como, deve rinunciare al contributo dell'argentino Martin Tonzo e della mezzala Davide Marcandella, ex Padova, uno dei punti di forza della squadra vissina. Coppola recuperato al rientro dalla squalifica, capitan Gavazzi. 3-5-2 il probabile 11, Farroni, ex L'Aquila, Trepali, Piccinini, Gavazzi e Giraudo nel cuore della difesa. Sulle fasce Saccani e l'esperto Rubin, 110 presenze in A, 140 in B. In mezzo Besean, Coppola e Rossi, favorito su Pinelli. In attacco Cannavò e Gucci. Questa è una squadra pericolosa, solida, forte, organizzata, i cui contenuti tecnici in alcuni giocatori sono discreti per la categoria, anzi in alcuni anche contenuti tecnici importanti. Pensiamo alla partita, è una partita che dobbiamo vincere. Io conosco un solo modo per vincere le gare: dimostrare di essere superiore all'avversario. Dopo, diversamente non si può vincere, quindi noi non dovremo concedere, dovremo creare, concretizzare. Questo è un gruppo buono di cui io sono contento, ma resettiamo, andiamo avanti, perché la strada da seguire è dritta e bisogna spingere a fondo il piede sull'acceleratore. 4 i precedenti, naturalmente tutti in C, 2 vittorie, 1 pari, 1 sconfitta all'Adriatico. 28 aprile 2002 la Vis si pone 3-2 sul Pescara di Ivo Iacuni. Ospiti in vantaggio con Mazzoli, pareggio di Guido Di Fabio, gol del sorpasso solo momentaneo di Ottavio Palladini ispirato da Suppa, quindi la doppietta decisiva di Borneo. L'anno successivo, 11 maggio 2003, alla Benelli, ultima giornata della stagione regolare, il successo dell'illusione, 3-1 marcatori Palladini, Apa, Cecchini. L'Avellino vince sul campo del Crotone, allenato proprio da Gaetano Auteri, gol di Marra, e festeggia la promozione in B, solo rimandata per i biancazzurri, che la centreranno dopo un memorabile, entusiasmante playoff.